Ciao Manolo. Ciao. Senti, ma siamo tornati indietro. Questa addirittura è una birra spillata a pompa. Sì, spillata a pompa, spillata senza l'aggiunta di CO2, quindi la rende meno carbonata, meno frizzante, e quindi esalta maggiormente i sentori. Normalmente è un modo di spillare inglese che viene utilizzato per delle birre scure. Qui abbiamo ad esempio la birra adesso il maledetto toscano, che è una birra, un Imperial Stout mistout, una birra con l'avena, con l'aggiunta dello zenzero ad aromatizzare. È una birra che fa 9 gradi, una birra bella, corposa, che ha bisogno di esaltarsi proprio con questo metodo di distillatura. Senti, perché io sono venuto da te per parlare di la Toscana in bocca. Sì. Però diciamo, qui più che roba da mangiare, con te parliamo di birra. Esatto, esatto. Noi come siamo rappresentanti della toscanità per quel che riguarda la birra, il bere birra buona, di qualità artigianale. Soprattutto con l'etichetta Maledetto Toscano vogliamo rappresentare proprio la toscanità in tutto e per tutto, sia con il tipo di nomi, che sono abbastanza in linea con quello che può essere la toscanità dal punto di vista dell'irriverenza, dello scherzo, del modo giocoso di affrontare un pochettino la vita. La birra che dicevo prima è una birra che viene fatta proprio in omaggio di un personaggio importante della toscanità, che purtroppo ci ha lasciato da poco. È un omaggio al Monni, o meglio, non proprio questa, la sua base, cioè la come il babbo, la frase del famoso film, e rappresenta il personaggio in tutto e per tutto del Monni per noi, proprio perché la prima volta che noi andavamo a fare della birra del come babbo era nel giorno in cui lui veniva a mancare, e ci è piaciuto voler rappresentare un maledetto toscano. Senti, qui siamo in centro in pratica, anche se non siamo sulla sala, nella bolgia. Ecco, vi siete ritagliati questo spazio dedicato alla birra. Sì. Ecco, come mai la scoperta di questo prodotto, che è un po' particolare per noi toscani? Ma diciamo che sì, non è la terra famosa per la birra, anche se è la terza regione con numero di microbirrifici in Italia. Questo nessuno lo sa, questo nessuno ne ha conoscenza, e gli italiani sanno fare birra e la fanno da un bel po', anche se per vari motivi culturalmente è andata a scomparire, diciamo, dagli anni 20 fino agli anni 90 come prodotto dal punto di vista artigiano. Ecco, perché siamo passati da una produzione industriale in Italia di birre, spesso che hanno dei nomi anche di origine tedesco, olandese, ma in realtà sono fatte in Italia perché la nostra tradizione appunto risale nel tempo, a questi birrifici artigianali a chilometro zero. Sì, anche se birra al chilometro zero non è possibile dirlo, nel senso che una birra al chilometro zero è difficile da poter fare, proprio perché le materie prime, purtroppo, per quel che riguarda la birra, non sono, anche se ci sarebbero tutte le condizioni per averci, non ci sono in Italia. Nel senso che il malto viene maltato, cioè l'orzo viene maltato in Germania e quindi ci arriva dalla Germania, e il luppolo viene da tutto il resto del mondo, nonostante le condizioni climatiche permettano la coltivazione del luppolo, e il luppolo cresce spontaneo nelle colline intorno a Pistoia, e l'unico fatto è che nessuno lo produce, nessuno lo coltiva in maniera costante. Qualche birrificio italiano ha provato a fare, lo fa per una singola produzione della propria linea, gli altri purtroppo non sono ancora in grado di poterlo fare. E quindi il prodotto chilometro zero per la birra purtroppo non si può parlare, però chiaramente è un prodotto che si caratterizza con quelle che sono le peculiarità del territorio, nel senso che spesso e volentieri vengono utilizzati prodotti all'interno del territorio, che sono importanti per il territorio, a connotare e a rappresentare quella che è la creatività italiana e quello che è il modo di fare birra. Ecco, ma questa birra è apprezzata, questa selezione che c'hai dai tuoi clienti, dai pistoiesi? Ma sì, è abbastanza apprezzata, è tutto altro un divenire, nel senso che è un prodotto da far conoscere, da far riscoprire, è un prodotto più che altro da far prima di tutto capire che la birra non è la birra, ma
le birre, si parla di birre, nel senso si parla di talmente tanti gusti e talmente tanti sapori che non esiste un solo sapore, una sola birra, ma esistono un panorama che racchiude un pochettino tutto quanto quello che è il mangiare, tant'è vero che la birra è veramente a tutto pasto, la puoi abbinare dall'antipasto fino al dolce, ad avere birra da meditazione, birre di diversi gusti, quindi c'è un pochettino da lavorare sulla cultura, nel senso che la birra non è solo la chiara da pizza. Bene, avremo modo di parlarne la prossima settimana alla Toscana in Bocca, che fra l'altro ci sarà Leonardo Romanelli, un critico enogastronomico che ha fatto proprio un libro abbinando la birra, le ricette, i piatti, e quindi perfetto. Penso che forse riusciremo a fare un incontro e a far confrontare i due vostri modi di intendere della birra e degli alimenti da abbinare. Benissimo, allora alla prossima settimana. Benissimo, allora ci vediamo alla Toscana in Bocca. Ciao, ciao. E grazie. Ciao.